I sindaci non ci stanno a farsi bacchettare dalla prefettura e chiedono di poter essere coinvolti nella partita dei profughi. Anche se rispetto a dicembre le percentuali di differenza con le altre province emiliano-romagnole si sono in parte riallineate dopo l'insurrezione dei primi cittadini. Il territorio piacentino continua comunque ad avere alcune presenze di migranti in più rispetto al dovuto, cioè rispetto al criterio di assegnazione su base demografica, mentre qualche scostamento in difetto continua ad esserci ormai solo a Parma e a Forlì Cesena. Attualmente Piacenza da casa 244 profughi, il 7,6% rispetto al 7,13% del totale emiliano-romagnolo che le toccherebbe, sui 3.423 accolti in tutta la regione. Erano 2.573 a dicembre. Il presidente della provincia, Francesco Rolleri, ha garantito che convocherà al più presto l'assemblea dei sindaci. Il sindaco di San Giorgio, Giancarlo Tagliaferri, intanto, è tra coloro che ribadiscono un no fermo. Anzi, si dice pronto a sollecitare la ripresa della raccolta firme che in Val Nure aveva già portato a 4.000 adesioni di cittadini consegnate al prefetto Anna Palombi, lanciando ora come obiettivo 10.000 adesioni.